Ben ritrovati a tutti per il nuovo bollettino del tempo da Meteo Groane. Maltempo oggi su tutto il nostro settore, con piogge abbastanza abbondanti e anche continue fin dalla mattinata. Intanto vi faccio vedere e vediamo anche quanto ha piovuto, i dati delle nostre stazioni meteo. Ecco, vedete, inquadrato la cartina della Lombardia, abbiamo una temperatura minima di bollate 12,6 come quella di Cesate e di 12,4 al Cireno Reletto. Una massima proprio che si è alzata di neanche un grado, 13,3 a Bollate, 13,2 a Cesate, 13,2 a Cireno Reletto. Ecco le precipitazioni di oggi. Le precipitazioni di oggi, vedete, Bollate 10,2, però ha perso qualche millimetro perché c'è stato qualche problema oggi. 23,4 Cesate e 27,9 Ceriano Laghetto, quindi una buona piovuta, anche abbondante, e un cielo proprio cupo e grigio. Ecco perché queste temperature minime, diciamo massime così basse, e minime invece in rialzo. Che cosa ci aspetta per i prossimi giorni? Ecco, vedete, la perturbazione dal satellite sta proprio passando, anche in queste ore c'è ancora qualche piovigine in atto. Ci sarà una pausa tra sabato e domenica, mentre lunedì, vedete, questa perturbazione, ecco, precipiterà proprio sul Mediterraneo e sui nostri settori, recando un maltempo, un nuovo maltempo, addirittura ancora più forte di quello che abbiamo avuto nella giornata del 23 di ottobre. E questo lo vedremo fra poco nel modello di Reading. Intanto vedete appunto la mappa della temperatura, si è rinfrescata la Spagna, le Alpi sono abbastanza fredde, soprattutto quelle occidentali, invece si è un po' alzata la temperatura sulle regioni centro-meridionali, vedete proprio per i venti umidi da sud che soffiano e che appunto hanno caratterizzato poi anche le precipitazioni sulle nostre regioni. Ecco il modello di Reading, guardiamo come si comporterà questa massa d'aria, vedete? Ecco qui c'è questo affondo che ci è interessato oggi, domani. Tutto si sposta verso est, così anche per domenica, mentre lunedì, guardate, ecco l'affondo molto importante di questo nucleo di bassa pressione con la perturbazione annessa, proprio creando un minimo sul Golfo Ligure che proprio innescherà delle piogge abbastanza severe sulle nostre regioni. Domani poi vedremo anche le quantità, così saremo anche più precisi. E che cosa succederà dopo? Dopo sembra che la depressione insisterà ancora qualche giorno, ma ci dovrebbe essere una rimonta abbastanza corposa, vedete, ve lo sto facendo proprio vedere adesso, dell'alta pressione praticamente afro-azzorriana per qualche giorno, con dei geopotenziali abbastanza alti e quindi ci sarà sicuramente anche un innalzamento delle temperature e delle giornate molto belle. Sicuramente si potrà formare la prima nebbia, proprio per la stagione e per le inversioni termiche che si caratterizzano proprio nell'autunno e nell'inverno sulla pianura padana. Ne avremo modo di parlarne, ancora siamo nel lungo termine, quindi nei prossimi giorni poi vedremo come si comporterà il modello e ne parleremo e approfondiremo il tutto. Intanto vi faccio vedere la carta al suolo di sabato 24 ottobre. Vedete? Ecco la bassa pressione che si sposta pian pianino verso est, ma ecco la grossa bassa pressione con la perturbazione intensa annessa che già si vede minacciare la Francia e scendere verso il Mediterraneo. Questa sarà quella che ci interesserà nella giornata di lunedì soprattutto. Ecco le previsioni del tempo. Sabato 24 di ottobre, un cielo da coperto a parzialmente nuvoloso durante la giornata, più 11 la minima, più 17 la massima. Domenica abbastanza bello al mattino, si va coprendo durante la giornata, qualche pioggia debole nella notte soprattutto, più 9 la minima, più 18 la massima. Ecco, lunedì il forte maltempo, soprattutto al mattino e anche al pomeriggio, cala l'intensità della pioggia la sera, più 11 la minima, più 12 la massima. Il limite della neve va oltre i 2000 metri, ma probabilmente anche in abbassamento fino in alcune zone fino a 1600-1500 metri. Bene, vi ringrazio dell'ascolto, vi auguro un sereno sabato 24 ottobre e ci risentiamo al bollettino di domani. Arrivederci a tutti.